quella piccola parte del lavoro, quella parte del lavoro finalizzata a produrre delle merci, cioè l'occupazione, siamo sicuri che la crescita crea occupazione? I dati non dimostrano. Nel 1960 in Italia il prodotto interno lordo era 100 euro. Io non lo ricordo, è scritto nel libro, quindi qualcuno lo legge. La popolazione era 47 milioni di abitanti, gli occupati, cioè quelli che hanno svolto un lavoro finalizzato a produrre delle merci in base al quale hanno ricevuto il denaro, uno stipendio, un salario, sono stati 20 milioni e 200 mila. Nel 1999 il prodotto interno lordo è aumentato del 360% rispetto al 1960, a prezzi costanti e durante l'inflazione. La popolazione è passata da 47 a 58 milioni di abitanti, gli occupati sono stati 20 milioni e 400 mila. Quindi praticamente il valore assoluto non sono aumentati, sono andati in 200 mila abitanti. Ma siccome la popolazione passata è aumentata di 11 milioni, sono diminuiti in percentuale. Cioè la crescita non crea occupazione. Ma perché non crea occupazione? Perché in una società fondata sulla crescita del PIL, le aziende devono farsi concorrenza tra di loro, innovando tecnologicamente con tecnologie che consentono di produrre, diciamo, di aumentare la produttività, che consentono a ogni persona di produrre di più nell'unità di tempo. Perché noi abbiamo contemporaneamente un aumento della produzione con queste macchine sempre più efficienti e una diminuzione dell'occupazione. Io ho vissuto per 12 anni, ho lavorato 12 anni in un paese della cintura di Torino, dove c'è la fabbrica delle lampade Philips, e ogni anno aumentava il numero delle lampade prodotte, cresceva il PIL da un anno, e ogni anno diminuiva il numero degli addetti alla produzione, diminuiva l'occupazione. Quindi la crescita non crea occupazione nonostante quello che ci dicono. L'occupazione è quella parte del lavoro svolto in cambio della produzione. Qualcuno allora può dire, ma se la crescita non crea occupazione, figuriamoci la decrescita, farà uno sfacello. La decrescita è l'unica maniera di creare occupazione. Ci succederò di dimostrarlo successivamente, però prima vorrei andare avanti ancora con il ragionamento che sto facendo. Come ho detto, che cos'è la decrescita? Perché è felice? È un concetto che nasce in ambito economico, diventa subito di carattere filosofico e porta una revisione dei criteri con cui analizziamo la realtà. Se è questo la decrescita, ed è un fattore di felicità, chi sostiene la decrescita non può che immediatamente, contestualmente, fare di tutto per realizzare la crescita. Perché se uno dice la decrescita è il fattore di felicità e nella sua vita non applica la decrescita, non la pratica, vuol dire che non crede a quello che sta dicendo. Come si pratica la decrescita? Questo è l'altro contributo, diciamo, originale del nostro movimento della felicità felice che porta a questo dibattito, non solo in questa sala, ma in generale sul discorso. Come si può praticare? C'è l'esigenza di tradurre in operatività questi concetti. Noi diciamo che la decrescita si può praticare agendo a tre livelli, che hanno tutte la stessa importanza. Cioè se ne manca uno, il discorso non è completo. I tre livelli sono la tecnologia, gli stili di vita e la politica. Comincio dalla tecnologia, perché spesso sento dirmi, sentito dirmi, adesso non è più così, che io vorrei ricordare, come tutti quelli che parlano di crescita, l'umanità all'epoca delle carrozze a cavallo e delle candele. Cioè si dà per scontato che chi parla di crescita ha una diffidenza nei confronti della tecnologia. Allora, ogni volta che si fa questo pensionismo, per fare una casa, che consuma 7 litri, ci vuole più o meno tecnologia di quella che ci vuole per fare una casa che consuma 7 litri? Ci vuole più. Per fare una casa che consuma 1,5 litri ci vogliono delle innovazioni tecnologiche straordinarie. Bisogna essere capaci, adesso soltanto per dirne una, di utilizzare quanto ricambio l'aria della stanza, di utilizzare il calore dell'aria che mando fuori per riscaldare l'aria che metto dentro. È un'operazione interessante, credo, che è molto avanzata. Quindi non è vero che chi parla di decrescita ha un atteggiamento di diffidenza nei confronti della tecnologia. Però sostiene una tecnologia con caratteristiche molto diverse della tecnologia.
Io ho detto che la tecnologia della crescita ha lo scopo di aumentare la produttività, cioè di fare in modo che le persone, attraverso macchine sempre più perfezionate, nell'unità di tempo producono più prezzo, facciano più servizi. Se lo scopo della tecnologia è aumentare la produttività, si hanno tre conseguenze molto negative dal punto di vista ambientale. La prima è che se ogni anno si produce di più, ogni anno bisogna avere più risorse da trasformare in merci. Se le risorse non sono rinnovabili, come le fonti fossili, se ne esaurisce l'esaurimento, se ne accelera l'esaurimento. Se le risorse sono rinnovabili, quelle agricole per esempio, hanno dei tempi di rinnovamento e si rinnovano in quantità che corrispondono alla loro fisiologia fisse. Ma se io non risolvo in quantità sempre maggiori di anno in anno, devo intervenire sulla struttura della materia per fare in modo che questa riproduzione si acceleri e aumenti in quantità di allevamento. Pensate agli allevamenti d'aria, in cui sono delle galline, ovaioli che vengono messi in gabbiette, da cui non escono mai, non possono neanche girarsi. Pensate agli allevamenti che sono dei polli, in cui un pulcino diventa pollo in 2 mesi, anziché in 8-10 mesi. Pensate alle stalle, su tutte queste cose. Allora, si fanno delle operazioni che sono delle operazioni volte a accelerare e a aumentare la quantità della riproduzione delle risorse producibili, con dei danni ambientali molto forti e con delle conseguenze negative sulla salute umana, perché noi mangiamo dei prodotti in cui sono state operate le sostanze chimiche oppure dei processi che hanno sovrapposto di cui ci nutriamo. L'ultima frontiera di queste cose sono gli organismi geneticamente modificati. Il secondo aspetto è che si utilizzano delle tecnologie molto invasive nei confronti dell'ambiente. Cioè nessuno può fare danni ambientali, però se per aumentare la produttività c'è un danno ambientale, il danno ambientale è un effetto collaterale indesiderato. È come il bombardamento dei bambini in Afghanistan. Nessuno può bombardare i bambini, ma se io devo bombardare i bambini, poi c'è stato in mezzo anche dei bambini, è una conseguenza inevitabile che accettano fattori secondari. Abbiamo sintetizzato 100.000 sostanze di origine chimica e non sappiamo le conseguenze. 100.000 sostanze di origine chimica non sono soltanto 100.000 sostanze di origine chimica, perché poi una volta messe in ambiente si mescono tra di loro, fanno delle reazioni, quindi diventano anche di più in realtà. No? Cioè, chi è che voleva fare questi veleni? Cioè, c'era qualcuno che si proponeva di fare dei veleni? Fanno le armi chimiche, fanno anche, no? Ma in sostanza la maggior parte di questi veleni sono legati al fatto di aumentare la produttività. Il problema grosso dei rifiuti in Campania non è tanto il problema dei rifiuti di solito urbani, c'è anche questo problema, ma sono rifiuti tossici industriali che sono stati scaricati da tutti i dati con la quantità della camorra e della Campania. Questo è il problema. Tossici, radioattivi, eccetera. Tutti i rifiuti dei cicli che erano organizzati ad aumentare la produttività. Il terzo aspetto negativo delle tecnologie della crescita è l'aumento della quantità dei rifiuti. Perché in una società in cui tutti hanno il più necessario, se di anno in anno aumenta la produzione di merci, e le merci devono essere vendute perché se no non ha senso produrle, le persone per poter comprare le merci nuove messe sul mercato devono buttare via in tempi sempre più brevi le merci che già hanno. E quindi non è possibile affrontare il problema dei rifiuti se non si affronta il problema della crescita economica. Quali sono le caratteristiche delle tecnologie della decrescita invece? Le tecnologie della decrescita hanno l'obiettivo di ridurre a parità di produzione e a parità di servizi forniti tre cose: l'energia, le materie prime e i rifiuti. Cioè si deve produrre utilizzando quantità sempre inferiori di energia. Le case non devono consumare 20 litri, ma devono consumare 7, devono consumare 5, devono consumare 3. Si deve produrre, riducendo al massimo le quantità di rifiuti industriali, perché i rifiuti industriali sono sprechi, cioè sono sostanze che non sono state utilizzate in maniera completa. Pensate, c'è qualcuno che pensa e ha realizzato addirittura dei progetti di fabbriche collegate tra di loro in successione,